Ed eccoci qua da Verona a Castelletto di Brancaccio. E te lo devo dire, Matteo, appena ero entrato nel tuo bunker segreto l'avevo subito addocchiata e te l'avevo subito buttata lì. Ho detto, un girettino dobbiamo farlo. Assolutamente. Te l'avevo promesso, però. Me l'avevi promesso. Quindi siamo qua con un motard che si può dire è unico al mondo. Unico al mondo. Abbiamo preso un KTM 450 2022 da cross e praticamente l'abbiamo smontato a telaio e non è rimasto neanche il telaio. Guardami qua. Abbiamo fatto il telaio specifico supermoto, un avantreno specifico supermoto con tutte quote fatte e studiate da noi, a partire dalla piastra, piedini, impianto freno doppio specifico supermoto, telaio, carter, forcellone, leveraggio, monoammortizzatore e soprattutto un motore che però dopo ce lo dice lui, ce lo dice lui. Non vedo l'ora di provarlo, anche perché io ero venuto qui nel 2019, se non ricordo male, con un ondino a fare gli internazionali d'Italia, dove vedevo che gli altri andicchiavano. Ed è un po' come nel National, dove le moto devono essere a regime. E mi sono trovato un po' impreparato, con questo invece mi sa che mi sarei divertito un po' di più. Però mi confermi che questo telaio comunque è stato sviluppato più per una guida stradale? Assolutamente sì. Quote ciclistiche, canotto, forcellone, rigidezza, tutto, non c'entra niente dal telaio cross, è tutto per fare supermoto. Infatti uno dei miei problemi era che qua dentro, soprattutto che è molto veloce, quindi devi carichi tanto il davanti, soprattutto con la mia guida, ero sempre lì, era un chattering unico, ero lì che a ogni curva. No. Tutte queste cose te le devi dimenticare. Vediamo, adesso entriamo in pista e testo io, anche perché hai proprio richiesto uno youtuber che l'ha spremesse. Soprattutto spero che non me la metta in fondo al rettilineo, come che sicuramente lui sa fare. Perché lei porta sfiga. Io porto sfiga. Ma che ci dia una valutazione di uno che accelera forte. Ci proviamo. Siamo entrati con le gomme un po' fresche, dobbiamo scaldarle un pochino con molta calma, che qua a partita demolizioni non è affatto una cosa intelligente. Quando lo vedo arrivare in curva dico, ti prego, frena. Con una moto unica nel mondo. Oddio. Scusami, permesso. Mamma mia come allunga. Oddio, frenato un po' presto questo. Bello, bello. È sempre bella. Pian pianino. Prendiamo un po' il ritmo. Oh, come si alza. È impressionante il motore. Impressionante. È impressionante, ragazzi. Porco... Adesso iniziamo a ragionare. Mamma mia come si alza. Ecco, l'unica roba che metterei a posto, che faccio un pochino di fatica, è quando mollo il gas, faccio difficoltà a tornare alla corda. Quello è un pochino da mettere a posto. E si sente che è stato fatto un lavoro proprio per l'asfalto, per renderla molto più guidabile. Un'altra cosa che apprezzo tantissimo è la modulabilità del doppio disco davanti, che ti permette di frenare con un dito. Hai tanta forza, ma entri proprio in curva misurando la forza frenante proprio al centesimo. Che bello non sentire una sconnessione sull'anteriore, cioè ti dà una fiducia incredibile. Qui l'asfalto è veramente sconnesso, ma ci passa sopra proprio agile. La curva di coppia di potenza è tutta spostata in alto,
e al contrario di ovviamente delle moto più stock che derivano dal cross, la cicciavera è su, ma nonostante questo li porta fuori anche con la marcia più bassa. Bello! Mamma mia, ragazzi, che mezzo. La cosa che si sente è che quando la gente su qualsiasi tipo di mezzo possibile, immaginabile, ci mette le mani e ci lavora, si sente. Come vi ho raccontato appunto mentre giravo, è proprio molto più facile dell'Honda che avevo utilizzato qui negli internazionali d'Italia, dove il confronto è molto diretto, ma molto semplicemente quella era una moto molto più stock, dove il motore tirava molto più in basso. Qua sembra non finire mai. Cioè, avete sentito? La potenza arriva fino in alto, fino a 11.400 giri, 11.300 giri, invece nelle moto da cross trasformate a motard e non preparate, voi aprite 8.000-9.000 giri, sentite il picco di potenza e poi il calo. Qui invece la schiena è proprio incredibile. Vi basti pensare che questo mezzettino qua, con tutte queste chicchette, è costato a VM, tra ricerca e sviluppo, pezzi e tutto il resto, 50.000 euro. Non bruscolini, quindi. E dopo tutte le modifiche che hanno apportato e via dicendo, la moto nel complesso è più corta rispetto all'originale di 8 cm. Ultimo turno e si scanna come i pazzi. O meglio, dovrete impararlo anche voi. Si inizia a tarellare. Lavoro che avete fatto si sente, come appunto dicevo mentre giravo, si dà proprio più la sensazione da stradale rispetto a motard. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il freno, è molto più modulabile rispetto a quello a cui ero abituato, dove il motard ha il monopinza, diciamo, dove freni boom e si inchioda e scompone un po' la moto. Qui invece riesce a essere molto molto più modulabile, immagino che sia per il doppio pistoncino, col doppio pistoncino, sì, diametro delle pinze insolito, ma anche un diametro della pompa insolito, che l'abbiamo proprio studiata apposta. E ammetto, si è sentito. Poi magari qualche piccolo accorgimento sull'assetto l'avrei fatto, però, e qui arriva il però, la garetta ci sta. Quindi è lì che dovremmo metterla a posto un po' per il mio stile di guida. E qui casca l'asino, direbbe il mio antenato cugino dell'America. Cosa facciamo? Ma guarda, non lo so. Non lo so. Ah, non lo so io. Non lo sai? Non lo so, vai. Allora chiediamo a loro: preferireste una gara in salita, che con questa secondo me facciamo la nostra porca figura, oppure una gara in pista dove, diciamo, cronometro alla mano, gente nei decimi, insomma, un qualcosa del genere? Io sono indeciso, perché l'abbiamo già fatto gli anni scorsi, così, quindi lascio a voi la palla. E vi ricordo una cosa: se non arriviamo a quanti? 20.000 like, quanti erano? Erano 20. 20.000
il video dell'ultima puntata del 125, ve lo faremo sudare più del dovuto, o sbaglio? No, cioè, no. Bisogna meritarsi delle cose, o no? Sì, ma 20.000 ci arriviamo in due giorni. Così. Una perfetto. Moto così, tu l'hai mai vista? Li merita, unica al mondo, quindi ragazzi, pigiate su tutti i tasti che vedete, abbonamenti, iscrizioni, VM, tutto, e noi vi ricompenseremo a livello. Ti ricompenso ad alto livello. Gas, e ci vediamo alla prossima. Video.